Roberto Barbato è l'autore del libro Una storia già scritta. In questo racconto ci parla di storie quotidiane già sentite. In questa intervista ci parla del suo racconto e motivi che l'hanno spinto a scriverlo. Signor Roberto, ci parli un po' di lei e della sua vita. Sono nato a Mestre, in provincia di Venezia, il 6 aprile del 54, e per quanto riguarda la letteratura, diciamo così, ho sempre, fin da giovane, amato molto leggere e scrivere. Come e quando ha deciso di diventare scrittore? Beh, diventare scrittore per me è una parola grossa perché l'ho sempre abbinato, voglio dire, a un lavoro o a altre attività. No, ho iniziato a scrivere negli anni 70, quando avevo 16-18 anni. Ho cominciato con delle poesie, poi sono passato a dei racconti. E così, nel tempo, diciamo, sono stato aiutato poi dall'avvento del computer, perché prima erano quaderni, erano fogli battuti a macchina, poi dagli anni 90 col computer in casa sono stato più facilitato da raccogliere queste idee in cartelline, in cose che poi sono diventate dei libri. Quali sono i motivi che l'hanno spinto a scrivere questi libri? Ma i motivi sono, penso, per quanto riguarda me, è un modo di concentrare i sentimenti, le sensazioni, le idee che a volte vengono e che hanno accompagnato, diciamo, la mia vita. Quindi all'inizio erano poesie più che altro di amori, di storie, così come dal punto di vista giovanile, un po' foscoliane, un po' leopardiane, un po' sempre malinconiche, e poi si sono sviluppate in base all'età che uno ha, all'esperienza che fa, sono diventate cose anche più gioiose, o comunque dei racconti anche ironici, anche satirici, umoristici, e fino all'ultimo romanzo, appunto, che è una storia ambientata in India. In quanto tempo è stato scritto questo libro? Ma l'ultimo, il romanzo, è in 2 anni, diciamo, mediamente, tra la prima stesura, la rilettura, l'aggiunta di alcuni personaggi, poi è stato cambiato anche il finale, insomma un paio d'anni. Cioè non è che io mi metto a scrivere, dico scrivo il libro, pongo degli scritti, faccio delle cose che poi raccolgo. Ci può raccontare un aneddoto curioso legato a questi libri? Beh, un aneddoto curioso, beh, soprattutto per il romanzo, diciamo per l'ultimo, è che ho messo un paio di episodi realmente accaduti nella mia vita. Uno riguardava mio padre, uno mio suocero, molto anche gustoso, e che poi mia moglie, quando ha letto diciamo, il manoscritto della prima stesura, e ci avevo messo quasi un anno e mezzo, mi ha fatto cambiare il finale perché ha detto che il finale non le piaceva, ecco, tutto qua. Quindi ho dovuto riscrivere il finale modificandolo in un dettaglio che però è abbastanza importante, insomma. Ci può riassumere in una frase cosa rappresenta per lei questo libro e cosa vorrebbe che significasse per i suoi lettori? Ma questo libro rappresenta per me, insomma, per l'idea che ho avuto quando l'ho scritto, un po' il senso di avventura, un po' la possibilità che non viene data a tutti purtroppo di giocare una parte importante nel proprio destino, anche se credo che le tracce siano comunque già evidenti e segnate, non si possa più di tanto sconfinare, però ecco la possibilità di giocarcelo in modo un po' diverso e che ognuno potesse trovarci un po' di tranquillità, di serenità così nella lettura, però anche un'idea di a volte rischiare per sovvertire, diciamo, ecco, un destino che a volte sembra già scritto. Una storia già scritta di Roberto Barbato è acquistabile sul nostro sito www.booksprintedizioni.it.